ragazzi, finalmente giro il video che più vi preme e è appunto il video haul e review di alcuni prodotti della nuova linea di Essence. Innanzitutto vi presento appunto la collezione in generale e poi nello specifico appunto vi vado a recensire e ci sarà anche l'applicazione di determinati prodotti. Allora, direi di iniziare subito. Allora, Essence come al solito a gennaio ha fatto i saldi e poi a marzo ha proposto nuovi prodotti. Per quanto riguarda il viso ha proposto delle spugnette per applicare appunto il fondotinta che sono simili alle beauty blender, le famose. Io non le ho comprate essenzialmente perché uno costavano o 4,99 o 3,99, mi sembra un'esagerazione per una spugnetta sola. In più appunto ho visto in giro che comunque si sono già spaccate dal primo lavaggio, quindi già dal secondo utilizzo erano già rotte, e poi essenzialmente perché le avevo già ordinate da eBay a un euro e qualcosa, e poi quelle ve le mostrerò, quindi non mi hanno assolutamente colpito. I colori sono molto carini, anche l'idea, però innanzitutto il prezzo è troppo alto per una sola spugnetta 5 euro, e appunto poi vedendo in giro come si sono comportate proprio non le ho volute prendere. Altro prodotto nuovo che ha messo sul mercato è la BB Cream, e Essence aveva già proposto una simile BB cream crema colorata che era appunto questa. Allora, rispetto a questa, io quella lì l'ho solo provata appunto sulle vene e al negozio fortunatamente avevano anche questa, quindi le ho potute provare entrambe una con l'altra vicine. L'ho provata sulle vene e rispetto a questa ha una maggiore copertura. Quando durante la mattinata poi ho visto che comunque questa qui era già andata via, diciamo dopo 2-3 orette, ovviamente non ci avevo applicato sopra la cipria, mentre quella ancora c'era. Quindi secondo me rispetto a questa, quella è molto più coprente. Ovviamente essendo comunque una BB cream è comunque leggera sul viso e non è che abbia una coprenza eccezionale, però rispetto a questa secondo me è più coprente, leggermente più coprente e leggermente più duratura. Quindi se vi dovessi consigliare le prime impressioni, ovviamente mi hanno colpita più sulla BB cream rispetto a questo qui. Ovviamente sono solo impressioni, appunto perché l'ho swatchata e basta, quella non l'ho mai provata, ecco. Altro prodotto che ha pensato bene di mettere Essence è la Fix & Matte, che per fortuna mia insomma l'ha riproposta. Non so sinceramente se sia uguale alla precedente, perché appunto non ho avuto modo di provarla in quanto erano già finite, e ha pensato bene Essence di farla anche in forma compatta. Molto molto buono questa cosa, perché soprattutto quando si è in viaggio è molto meglio portare una scatolina più piccola, più compatta, piuttosto che magari quella lì che se si stappa va in giro per tutto la borsa eccetera. E poi ovviamente è più veloce da applicare perché non si deve sbattere tantissimo il pennello, perché non dovete stare attenti a prendere la quantità giusta, e quindi secondo me l'applicazione risulta più facile e veloce. Sempre appunto per il viso ha proposto un'altra nuova cipria mattificante anch'essa, solo che anziché essere traslucida, quindi trasparente, ovviamente questa è un po' colorata. Anch'essa non l'ho presa perché essenzialmente non l'ho trovata. E secondo me comunque queste due tipologie di cipria sono indicatissime per l'estate appunto, e io le prendo, anche se comunque io ho la pelle normale, io le prendo sempre perché a me piace proprio avere l'effetto matte sul viso, soprattutto comunque l'estate che tendono quasi tutti a lucidarsi. Sempre per il viso ha fatto questo qui che è un duo e si chiama Match to Cover Cream Concealer. È appunto un duo di correttori, che l'idea è molto molto simpatica. Tutti i prezzi comunque come al solito e le quantità li trovate sotto, perché già sarà un video lungo così, non mi metto anche a dirvi altre cose. E come potete vedere ha una parte più chiara e una parte più scura. Secondo me questa qui è più indicata per appunto la zona occhiaie, mentre questa per i brufolini o comunque da mettere dopo per illuminare insomma la zona dell'occhio. L'idea di appunto questo correttore è molto carina, è molto pratico, è piccolino, si può portare in borsa, si può portare in viaggio, non dovete portarvi 300 correttori diversi, molto molto carino. Vi faccio vedere di questo anche l'applicazione, e però la cosa che non mi colpisce tantissimo non è la durata, perché la durata la trovo anche abbastanza buona, è che comunque non è che coprano tantissimo, e cioè sinceramente se vi dovessi consigliare un correttore vi consiglierei di più il full coverage, perché quello copre tutto, mentre questi sono un po' trasparentini, ecco, e soprattutto questo alla fine nella zona occhiaie tende molto ad ingrigire, quindi vi consiglio di o miscelarli o comunque. Adesso ho applicato un attimo leggermente una BB cream e vediamo invece se dopo effettivamente copre meglio. Allora lo vado ad applicare appunto sempre nella zona delle occhiaie.
Come potete vedere, c'è la differenza, secondo me non c'è, anzi, qui è meno evidente, però è più grigia a mio avviso, quindi a me non mi fa impazzire questo correttore. E la stessa cosa con il brufolo, cioè non è che lo copre, continua a vedersi, quindi per quanto mi riguarda non ve lo consiglio. Ragazzi, scusate la postazione cambiata nel bel mezzo del video, poi ritornerà tutta la postazione normale, solo che mentre stavo editando mi sono accorta che questa parte, non so per quale motivo, non si è registrata. Quindi sto registrando solo appunto questa parte e poi ritorna tutto il video normale. Spero che comunque la luce si veda. Inizio subito a parlarvi appunto delle altre novità che ha messo sul mercato Essence, ossia appunto i prodotti per le labbra. Allora, la prima cosa che ha messo nuova, che non c'era mai stata appunto, sono questi, sono i lip gloss appunto uguali a quelli lì normali della linea Stay With Me, solo che questi qui si chiamano appunto Stay Matte perché appunto sono opachi. E questa qui è la colorazione numero 01 Velvet Rose, e poi ho la numero 02 Smoth Berry, che è appunto questo fucsia. Allora, ci sono in tutto quattro tonalità, una sul corallo che a me manca, che desidero molto, e un'altra invece sempre sulle tonalità nude, tipo questa, però un po' più sul mattone, un po' più scuretta, che non è molto, cioè che a me almeno perlomeno non mi ispira, però poi magari la prenderò perché magari mi sta bene. Insomma, per ora non mi ha attirato, mi hanno attirato più queste due, la corallo purtroppo non c'era. Allora, gli swatch dei due gloss sono questi qui, hanno una copertura altissima, infatti con una sola passata avrete le labbra subito tinte. Mi piacciono veramente moltissimo, durano tanto per essere dei lip gloss, hanno una durata simile a un rossetto, perché infatti non sono, cioè non sono per niente idratanti, non, ovviamente essendo matte non danno appunto quell'effetto un po' lucidino, rimangono appunto opachi. Purtroppo si infilano, come tutti i prodotti matte, nelle pieghe, quindi se avete le labbra secche non metteteli perché vi evidenziano tantissimo, si infilano, fanno una cosa bruttissima che non mi piace. Se proprio li volete, mettete magari un burro cacao, fate uno scrub e poi idratate le labbra e poi mettete questi, perché sennò danno un brutto effetto. Però sia la pigmentazione che la durata veramente sono buonissime. Io mi sento veramente di consigliarveli a chi piace appunto il matte. Secondo me sono degli ottimi lip gloss, hanno una durata pazzesca veramente, poi hanno una profumazione tipo di Big Bubble buonissima, quindi a me sono piaciuti veramente tanto e sicuramente comprerò appunto anche la corallo, e ve le consiglio, fatemi anche sapere voi come vi siete trovati. Altra novità appunto lanciata da Essence sono queste qui, che faceva sempre comunque nelle edizioni limitate e mo l'ha fatto anche nella permanente. Sono appunto le gel tint. Io ne ho prese 3 su 4. Ho preso la numero 1, che è Hot Red, è appunto un rosso molto forte. Poi ho preso questa 2, la Deep Red, che è quella che io indosso in questo video. E poi ho preso la 4 Pink Exposed, insomma questo qui. Allora, mi piacciono veramente tanto, nel senso che sono molto molto gelatinate, quindi la copertura diciamo è bassa, però se fate più passate potete ottenere addirittura la colorazione che vedete sulla scatola. Le prime passate sono abbastanza inutili, nel senso che rimane molto chiaro, però è comodo perché così per tutti i giorni potete fare una sola passata. Poi se magari, che ne so, andate all'università, al lavoro, poi uscite, dovete uscire la sera, potete calcare la mano e avere, diciamo, con un solo prodotto due possibilità diverse. E niente, mi piacciono tanto. L'unica pecca è che a vederle così, vabbè, non tanto questa che è la 02, è il rosso più scuro e si distingue, ma queste due, la fucsia e la rossa, si distinguono poco tra di loro, quindi le devo tenere comunque qui dentro ogni volta, se no devo andare a vedere appunto la colorazione che sta scritta qui sopra. Però qui, questo poi si può anche levare nel tempo, insomma, magari si scolla, quindi è scomoda questa cosa. A me piacciono veramente tanto perché, essendo delle tinte da 2,50 euro, durano all'incirca 4-5 ore, tingono bene le labbra, quindi comunque anche quando vanno via in modo omogeneo. L'unica cosa che ho notato, e soprattutto me lo fa con il rosso più scuro, si vede tantissimo qua che si perde il colore, diciamo all'interno labbra, mentre fuori rimane ancora più scuro, e questa è una cosa che delle tinte non
non è che mi piace molto, però comunque per il prezzo che hanno, hanno un'ottima tenuta. I colori sono molto molto carini, ve li swatch tutti, appunto vi ripeto, comunque la prima passata risultano essere un po' trasparenti, però poi potete fare veramente delle, cioè potete ottenere veramente delle colorazioni belle. Sono simili, non so se le conoscete, alla Benetint, insomma, che la prima passata risulta essere trasparente. Allora, questo qui è appunto lo 01, il rosso più bello, più forte, che ha tipo, diciamo, sottotono abbastanza caldo, ideale secondo me soprattutto per l'estate. Poi c'è questo qui che è appunto lo 04 ed è il fucsia, e infine c'è il rosso abbastanza scuro che sulle labbra è questo, che secondo me è più ideale comunque per l'estate e per l'inverno. E poi vabbè, ovviamente li mettete quando vi pare. E niente, altro prodotto novità, cioè novità scusate, che hanno introdotto sono altre tre tonalità di rossetto, che però a me non mi ispirano, non mi piacciono i rossetti della linea base, quindi non penso che siano chissà quanto migliori, e non li ho presi. Poi, per quanto riguarda i prodotti per gli occhi, una cosa molto innovativa che mi sono piaciuti molto sono questi qui, e sono gli ombretti della 3D, linea 3D eyeshadows. Purtroppo era rimasto solo questo colore, però a me piace veramente tanto, è il numero 8 e si chiama Irresistible Vanilla Latte. È veramente comodissimo questo qui perché ha due tonalità molto molto belle. Io ho appunto questo più chiaro nell'arcata e questo qui nella palpebra mobile all'inizio. Sono molto belli in accoppiata e sono dei colori veramente super luminosi. Guardate questo, mi piace veramente tanto quello più chiaro, perché non so se lo riuscite a vedere, ma ha tipo dei riflessi che vanno sul rosa, veramente è qualcosa di eccezionale. E secondo me questi da bagnati sono ancora più belli. E questo appunto quello più scuro, che è tipo un ramato beigeolino, molto molto carini. E niente, durano veramente tutto il giorno senza che li dovete ripassare. Di questi ombretti poi ne sono stati proposti 8 diverse tipologie, quindi per tutti, veramente tutti i gusti. E le combo che ha fatto Essence secondo me stanno benissimo insieme. Infatti, se magari dovete andare solo una giornata a dormire, che ne so, dal vostro ragazzo, senza che vi portate una palettina, una palette che occupa spazio, per un trucco veloce, secondo me questi qui sono comodissimi, perché appunto li abbinate e potete veramente fare dei trucchi abbastanza carini e semplici. Io sicuramente di questi comprerò le diverse tonalità. In più mi piace anche questa cosa, che di quest'onda, che riprende molto quelli della MAC di una vecchia collezione, come ha detto anche Osservatrice Scaltra, un bacio tesoro, vi lascio il link di lei giù. E niente, quindi io questi qui ve li consiglio perché sono super luminosi, super duraturi, le combinazioni che ci sono in commercio veramente mi ispirano. L'unica pack è che costano 3,49 euro, che per essere comunque degli ombretti di Essence, insomma, è un po' caruccio come prezzo, però secondo me diciamo che li valgono, anche perché rispetto, preferisco diciamo questo piuttosto che quelli lì della Water Shadows di Kiko, che costano invece 8,90 euro, e secondo me questi non hanno niente da invidiare, persino di packaging, quindi ho detto tutto. Poi hanno integrato ovviamente altri ombretti della linea normale, però non li ho presi perché essenzialmente, insomma, di ombretti ce ne ho tanti, e soprattutto poi comunque quelli li ho già provati, volevo provare qualcosa di nuovo. Ha messo anche in commercio un nuovo quad, quelli lì che sono appunto composti da 4 eyeshadows, molto molto carino per chi piacciono comunque quelle tonalità. Io appunto ho tantissimi ombretti e neanche su quello mi sono soffermata. Poi ha fatto due nuovi eyeliner in penna, che però anche quelli non ho preso, essenzialmente perché non ho provati due di Essence e non è che mi abbiano colpito tantissimo. Uno non andava mai via, che era il Super Fine, invece quest'altro comunque già dopo 10 applicazioni già non fa più bene, cioè rimane un po' trasparente, ecco, quindi non mi hanno colpito molto e vorrei aspettare di sentire qualche review in giro. Ho fatto una nuova casual della linea normale e ne ha proposte altre due invece di quelle doppie, che comunque a me non piacciono, quindi non le ho prese. E invece mi interessano le tre matite che ha fatto della Stay No Matter What.
Quelle lì mi interessano perché ce ne sono una nera, una marrone e una grigia e dal sito sembrano essere molto morbide, tipo quelle dell'Avon Super Shock, e quelle sono curiosissima e quelle sono curiosissima di provarle. Infatti, appunto, le sto cercando ovunque, ma ancora non le ho trovate. Poi ha proposto anche quattro nuovi mascara, di cui io ne ho preso uno solo, che è questo qui, l'I Love Extreme Crazy Volume, ed è appunto il mascara. Ve lo faccio vedere, ha questo scovolino in silicone, penso, che ha tutte queste. Sono molto molto attaccati e sono tanti, non mi viene il nome. Vabbè, comunque pettinano veramente molto bene le ciglia, ma a mio avviso non è che facciano tanto volume, nel senso comunque sì, è un mascara abbastanza normale, niente di che. Io non ho provato l'I Love Extreme, quello normale, ma ho sentito dire in giro che tra i due forse è meglio quello nero. Quindi io lo metterei comunque un buon mascara, nel senso pettina bene, dà un po' di volume, però non è proprio, cioè, crazy, ecco, non è proprio che vedete tipo ciglia finte, assolutamente, almeno queste sono le prime impressioni di questo mascara. Ovviamente è un buon mascara, nel senso che comunque separa bene, pettina, volumizza, assomiglia un po' all'Ultratec di Kiko, solo che secondo me l'Ultratec dà un po' più di volume, ecco, però comunque non è malvagio, ecco. Vedere invece adesso l'applicazione dell'I Love Extreme nuovo. Questa è appunto la differenza tra uno che l'altro. Poi una cosa molto molto carina sono stati gli eyeliner in stickers, che quelli sono secondo me comodissimi per chi comunque non sa far bene le righe di eyeliner o comunque vuole qualcosa di più definito, molto molto bello, magari per determinate serate. Purtroppo non li ho trovati e quindi insomma non li ho presi, però vorrei anche sentire dei pareri appunto per chi li ha provati, quindi se voi li avete provati ditemelo sotto che io sono curiosissima. Comunque l'iniziativa di queste cose di questi eyeliner è molto buona perché io li avevo già visti da Sephora, ma su quelli di Sephora ho sentito veramente pessime review e poi in più poi i prezzi ovviamente sono altissimi. Poi una cosa molto carina ha proposto queste qui che sono appunto le ciglia, ce ne sono di due tipi, a me quelle che più mi piacevano erano queste, che sono appunto quelle volumizzanti, si chiamano Frame 4 Fame Trend Volume Lashes, più vabbè alla mini colla, e sono molto molto carine. Queste qui sono appunto quelle indicate per dare volume. E niente, ne ho proposte anche un altro tipo e in più i ciuffettini e inoltre la colla, che se sarà comunque valida, insomma, è una buona proposta. Io comunque adesso la colla per ciglia finte già ce l'ho, però una volta che mi dovesse finire, dato che l'ho pagata intorno alle 10 euro, sicuramente proverò quella di Essence che costa molto meno. Poi vabbè, ha proposto nuove tonalità di smalti, ma a me sinceramente mi fanno schifo. Io adesso ho questo smalto qui di Essence che lo stavo staccando io, però cioè, vi assicuro che dopo 2 giorni, anzi già dal secondo giorno sopra mi si sbecca. A me non piacciono gli smalti di Essence, non ci posso fare nulla. So che a molti di voi piacciono, a me non piacciono, quindi ecco semplicemente questo. Allora, prodotti che sicuramente vi consiglio sono sicuramente gli Stay Matte, appunto, se non avete sempre le labbra secche, secondo me sono veramente ottimi come durata, come texture tutto, come profumazione soprattutto. E sicuramente vi consiglio anche queste qui. Fateci un pensierino, ovviamente non vi aspettate appunto il colore che vedete sulla scatolina, perché se le comprate con questo intento non le prendete, però appunto sono molto belle, super durature e mi piacciono veramente tanto, hanno un costo bassissimo. E altro prodotto che vi consiglio è questo qui, perché è molto molto carino, dura tanto ed è pratico anche da portare in giro, perché con un solo prodotto potete fare un bellissimo trucco, molto sbrigativo. Poi vabbè, le ciglia non le ho provate quindi non so che dirvi. Mentre i prodotti, diciamo per ora, nì, che comunque non mi hanno colpito e che non vi indirizzo sicuramente a occhi chiusi all'acquisto, sono questi due: il correttore e appunto l'I Love Extreme, che sono, vi ripeto, abbastanza comodi per tutti i giorni, però secondo me non fanno prettamente quello che c'è scritto, ossia questo non dà un volume esagerato e questo qui non ha sicuramente una altissima coprenza, ecco, però comunque non sono malvagi, ecco, poi dipende, tutte queste review comunque sono fatte
state fatte, diciamo, la prova di circa una settimana e mezza e soprattutto appunto sono su di me. Non è detto che quello che è su di me è risultato in un certo modo su di voi sia uguale, quindi la cosa, secondo me, i migliori tester dei prodotti siete voi, ecco, siamo noi stesse. Secondo me su comunque dei prodotti low cost si possono anche, diciamo, tra virgolette, buttare dei soldi, almeno poi potete dire no, non lo prenderò, sì, mi è piaciuto, lo riprenderò, ecco, anziché magari basarvi sulle review. Certo è che se sul mascara sentite 100 su 100 review, 90 sono negative, io vi dico 3 euro buttateli magari in un'altra cosa, ecco, quella alla fine è stata già recensita. Però tipo ad esempio le tinte, c'è chi dice che fanno schifo perché appunto non colorano e non durano, e altre che invece ve le dicono sì, durano, e sì, il colore è vero che non è chissà quanto forte, però con più passate lo potete ottenere e alla fine non seccano, quindi ottima cosa, e quindi ve le consigliano e quindi si dividono, e allora lì vi consiglio di provarle, così insomma mi sapete dire anche voi e su voi stesse sapete se durano effettivamente, e magari acquistare altre colorazioni, o se no fermarvi a quella che avete, finirla e chi si è visto si è visto. Niente, io ho finito, spero il video vi sia stato utile, vi mando un super mega bacio, ci vediamo sicuramente alla prossima review e basta acquisti. Ciao! Sinceramente l'idea è molto carina, molto pratico. Sono molto comodi perché ha fatto 8 diverse tonalità, mi sto impappinando, e le combi... Lo, le